Palazzo Cisterna, sede storica prima della provincia e ora della città metropolitana di Torino, è diventato anche la casa dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, nella sua articolazione regionale. A Palazzo Cisterna si è tenuta l'assemblea di ANCI Piemonte. Beh, per noi è un ritorno a casa davvero importante, credo che ANCI abbia davvero trovato la sua casa perché così anche un po' sulla scorta dell'esperienza della provincia di Torino e oggi città metropolitana, noi vogliamo davvero essere un interlocutore fraterno per i nostri amministratori locali. In Piemonte ci sono 1200 comuni, sono tanti, tanti sindaci, tanti amministratori locali. Davvero ci auguriamo che questa sia non solo la casa dove loro vengono a raccogliere formazione e informazione, ma anche dove magari possono venire per annunciare un loro progetto, per fare una conferenza stampa. Noi davvero vorremmo che qui fosse aperta a tutti i 1200 amministratori piemontesi. I sindaci hanno inaugurato ufficialmente i nuovi uffici e nella storica sala consiglieri si sono confrontati su questioni politiche e amministrative di grande attualità, come le ricadute della legge di stabilità sul sistema degli enti locali, sia per quanto riguarda la gestione finanziaria e tributaria che per quella del personale. Erano presenti fra gli altri il presidente della regione Sergio Chiamparino e il vice sindaco di Torino Guido Montanari. La città metropolitana guarda la sua conurbazione come ad un acceleratore di sviluppo di tutte le politiche socio-economiche del territorio. In questo senso abbiamo identificato in ANCI un collaboratore e verosimilmente anche un partner in questa attività nella quale noi portiamo all'attenzione di tutti i comuni la nostra intenzione di uniformare su tutto il territorio metropolitano i regolamenti comunali che hanno particolare compliance con le attività produttive, quindi con chi crea sviluppo e PIL sul nostro territorio. Pertanto lanceremo questa attività e in questo progetto cercheremo di trovare la best practice nell'ambito di un regolamento tipo da poter poi somministrare a tutti i comuni nella speranza che poi venga condiviso. Un'altra cosa importante alla quale guardiamo è la realizzazione di un unico grande sportello unico per le attività produttive metropolitane, poi dislocato sui vari territori. Oltre ai lavori dell'Assemblea si sono tenute due sessioni pomeridiane dedicate al progetto Metropoli Strategiche e alla convenzione fra ANCI Piemonte e ANCI Lombardia per la promozione del servizio civile universale.